Ben ritrovati. Oggi torniamo ad occuparci dei diritti dei consumatori. Parleremo di bollette, soprattutto della bolletta dell'energia elettrica e tra poco vi dirò anche il perché. Parleremo anche di tanti altri aspetti che interessano il quotidiano di ognuno di noi con il responsabile regionale, nonché componente del direttivo nazionale di altro consumo, Pietro Vitelli. Benvenuto, Vitelli. Ecco, cominciamo dalla bolletta. Noi abbiamo scelto di scrivere abbassa la bolletta perché nei mesi scorsi è stato oggetto di una campagna pubblicitaria molto massiccia. Credo che tutti ricordate colui che pesta il piede al diavolo, viene sconfitto il diavolo sui consumi. E perché? Perché Altro Consumo, questa importantissima associazione dei consumatori, una delle più importanti storiche italiane, ha avviato una campagna importante, interessante, sperimentale per tutelare i consumatori. Ha indetto un'asta tra le società fornitrici di energia e quest'asta è stata fatta, è stata assegnata, ci sono i vincitori delle società che hanno vinto e che daranno la possibilità ai consumatori che hanno partecipato alla campagna di adesione di avere poi degli sconti, delle tariffe molto molto più agevoli, perché su questo fronte, caro Piero Vitelli, ci sono molte insidie, bisogna stare attenti perché sembra che ci siano dei vantaggi e poi invece scopriamo tante magagne. Allora, innanzitutto io vi ringrazio per questi spazi che dedicate alle organizzazioni come la mia, appunto perché sono organizzazioni di tutela dei diritti e quindi di conseguenza è il modo migliore, io credo, per aiutare veramente il cittadino, consumatore e utente. Per quanto riguarda la specificità dell'iniziativa Abbassa la bolletta, noi abbiamo canonizzato la nostra attività in attività promozionali dove gli diamo, studiamo proprio dei nomi, innanzitutto scegliamo quali sono gli interessi diffusi, quelli che più attanagliano i cittadini italiani, i consumatori, gli utenti italiani. Quindi ovviamente la bolletta, la spesa per la bolletta, luce e gas sono tra le voci ricorrenti e in ogni famiglia nessuno di noi, magari possiamo fare a meno anche di saltare il pranzo, però non avere in casa l'energia elettrica o non avere in casa il Il gas, gas sono infatti. delle cose Sono indispensabili dei bisogni primari, sono i quindi. bisogni primari, quindi ecco la scelta che noi operiamo per quanto riguarda le nostre campagne. Questa campagna l'abbiamo denominata Abbassa la bolletta e vediamo un pochettino in ordine che cosa abbiamo fatto. Innanzitutto c'è questa nuova formula, ma per noi è una nuova formula, per diciamo, il cittadino, il consumatore, l'utente italiano in generale, già in tutte le altre parti d'Europa è una formula come i famosi gruppi di acquisto. Molto diffusi e Dove si praticati. riuniscono tante persone, commettono delle merci e poi a prezzi vantaggiosi se le ridistribuiscono fra di loro, ovviamente apportando dei risparmi notevoli. La stessa cosa anche per chi gestisce questi due importantissimi beni primari che sono per l'appunto la luce, l'energia elettrica e il gas. Noi abbiamo inteso fare questa campagna Abbassa la bolletta ed è partita già all'inizio dell'anno 2013. La prima fase ha visto una, come dire, una sottoscrizione, così come si fanno le petizioni politiche per strada Certo. quando si fanno i referendum. Noi abbiamo fatto sul nostro sito internet abbassalabolletta.it Avete questo raccolto numeratore e risponse? raccoglievamo nome, cognome e tutti i dati anagrafici per avere la certezza che il cittadino utente è una persona, un soggetto fisico reale. Certo. Quindi la campagna è durata diversi mesi e ha visto un'adesione in tutta Italia di oltre
174.000 utenti. Ovviamente noi abbiamo monitorato quelli che sono stati anche i nostri aderenti in Calabria, perché ovviamente io rappresento la regione Calabria e quindi di conseguenza la regione Calabria, contrariamente a come non è abituata a fare, a cooperare fra noi soggetti, ognuno di noi cammina a ruota libera, ognuno di noi, noi ancora non vogliamo comprendere quello che può essere la forza dell'unione tra persone. E quindi ognuno pensa di avere una testa pensante per conto proprio, questo bisogna averla sicuramente, però in determinati momenti bisogna unirsi. Le battaglie vanno fatte insieme. In determinati momenti certo. Bisogna stare uniti, più uniti siamo e più esce fuori dal coro una sola voce, e quella voce è una voce forte, una voce che può dire la propria. Quindi anche in Calabria c'è stata una buona adesione. Sì, c'è stata una buona adesione. Teniamo conto che per la premessa che ho fatto poc'anzi, la Calabria ha avuto, diciamo, in una suddivisione di tutti questi 174.000 utenti, ha avuto uno spicchio di percentuale pari al circa 1,3%, che non è una cosa da poco conto. Così come noi non siamo abituati a questo cooperativismo, a questa unione. Quindi le adesioni sono state tante, posso essere abbastanza soddisfatto da questo punto di vista. Comunque. Ecco, cosa è successo dopo le adesioni? Che cosa è successo? Sì, è successo che, in parole povere, la prima fase è stata quella dell'adesione, la seconda fase è stata quella di far conoscere in modo massivo questa nostra iniziativa. E qui in Calabria, alla vigilia di Ferragosto, in una bellissima località, in un scenario stupendo che era a ridosso del porto di Cetraro, dove un artista locale, Pino Quercia, ha fatto di cartone ha riportato all'età paleontologica la nostra, diciamo, animali, piante, altra roba simile. In quel contesto c'è stata una mattinata di presentazione dove abbiamo offerto il caffè a chi veniva e abbiamo offerto una copia della nostra rivista, dove per l'appunto, certo, che questa qua specificava in dettaglio cos'era questa iniziativa. Quindi c'è stata, sì, l'asta, perché andiamo un po' dopodiché veloce, è avvenuta l'asta nel mese di settembre. L'asta si è tenuta regolarmente a Roma e sono stati tanti a partecipare. Tanti i fornitori, ovviamente, interessati. Certo, tutte società che forniscono energia e gas. Sono stati quattro ad aggiudicarsi con la migliore offerta, a ribasso ovviamente, sono tutte ditte che non si trovano qui da noi. Poi spiego anche il motivo. La Dual Fuel, poi c'è la 30 SPA, perché ha due sistemi, una biorario e una monoorario, e poi Alma Energy Trading. Queste società, che operano quasi tutte al nord, con la partecipazione a quest'asta praticamente hanno offerto una tariffa abbastanza contenuta, quindi comunque qualsiasi cosa noi andiamo a risparmiare va tutto a vantaggio delle nostre famiglie, certo, ovviamente, certo, questo tipo di discorso. I particolari su come fare, ancora è aperta la iscrizione, quindi se si va sul sito www.altroconsumo.it ancora è possibile iscriversi per essere di più numerosi. Praticamente al 18 di questo mese si completeranno tutte le operazioni e dopodiché ci vediamo di qui a 30 giorni, 40 giorni per dare esattamente le spiegazioni su come fare, perché essendo una materia tutta nuova anche per noi che siamo in periferia, quindi di conseguenza diremo a chi ci ascolta, a chi segue le emittenti televisive che ci ospitano, di
daremo tutte le istruzioni possibili ed immaginabili per poter usufruire di questi, ecco, questi sconti, che non è una cosa da poco conto. Ecco, perché noi voglio solo ricordare che abbiamo il mercato tutelato e il mercato libero. Voi vi muovete nell'ambito del mercato libero. Ma sicuramente. Ecco, questa, quindi ecco, c'è queste quattro società che si sono aggiudicate l'asta, avranno delle tariffe, dei pacchetti sicuramente più vantaggiosi per i sottoscrittori di altro consumo. Normalmente noi non facciamo pubblicità per nessuno, ma nella fattispecie chi ci chiederà diremo chi sono queste società. Certo. Io a tal proposito vorrei aprire una piccola parentesi. È dei giorni, le settimane scorse, che tutta la stampa calabrese parlava della A2A, la società che produce energia elettrica ed è titolare, proprietaria dei bacini che stanno in Sila. Certo, per lo svuotamento dei laghi, per la manutenzione, per il ricontrollo, cosa voglio dire? Una polemica montatissima. A volte cerchiamo di evitare questo tipo di polemiche, perché mi ricollego anche all'iniziativa nostra e ai quattro gestori che io ho citato poc'anzi, perché noi qua non abbiamo gestori a portata di mano, come si suol dire, dove noi, pur volendo risparmiare, questi hanno aderito e ci faranno delle tariffe agevoli, ma se poi non hanno le reti sul posto, per noi calabresi noi siamo esclusi, questo discorso non conta. Quindi voglio significare, tutte le polemiche che sono state fatte, chi si alza la mattina dice la sua, se la A2A vuole pulire i laghi perché deve rifare di nuovo energia, perché loro producono energia elettrica e la vogliono produrre in modo concorrenziale, perché loro vogliono partecipare a questo tipo di cose. Noi non rompiamo le scatole, scusatemi l'espressione, ma mi dovete far passare questo termine, a chi lavora per poi avere delle ricadute. Noi cittadini andiamo a guadagnare, ecco, su queste su cose. Su questo si potrebbe essere d'accordo in linea di principio, ecco, però io tutelo i cittadini e quindi devo dire sollevate anche dalla Regione delle perplessità proprio sul metodo e sugli effetti che potrebbe avere questa operazione sulla fauna. Quello che dice la Regione, o quello che dicono a volte le istituzioni pubbliche, ormai dopo tanti anni di esperienza ho le mie perplessità. Sicuramente, però è chiaro che noi in Calabria siamo svantaggiati anche perché non abbiamo produttori possano, per l'appunto, e quindi dobbiamo andare sotto il coltello di quella famosa. Però anche quando ci sono in Calabria devo dire che non è che ci trattino benissimo. Ma non ci possono trattare tanto bene, perché se noi non inneschiamo quel famoso momento di concorrenzialità, se noi non concediamo a tante, se noi siamo pochi sul mercato, ovviamente ognuno non veniamo presi in considerazione, ma se le condizioni, le possibilità, diciamo, ci stanno per poter scegliere alternativamente questa o quella società che eroga il gas o l'energia elettrica, mi riferisco all'energia elettrica, perché per il gas, ringrazio da Dio, ci sono le società che già stanno facendo concorrenza. Ad esempio, chi vi parla, alla casa che posseggo io al mare, ho scelto una società dove pago proprio una sciocchezza mensile, cioè è un qualche cosa che spendo meno avere loro che andare ad acquistare le cosiddette bombole di GPL, quelle che normalmente venivano utilizzate nelle nostre case. Sul gas ci siamo, ma sull'energia elettrica ancora no. Però bisogna sapersi muovere, perché tutti i cittadini, anche molti telespettatori che ci staranno guardando, vengono subissati quotidianamente, soprattutto sul telefono a casa, da proposte, certamente, da offerte, e poi molte volte offerte non si rivelano affatto vantaggiose e sono delle trappole. Allora, le associazioni dei consumatori, altro consumo, sono importanti perché possono dare delle indicazioni. In questo caso voi potrete dare delle indicazioni su come muoversi, vero? Proprio questo deve essere la mission che ogni associazione deve compiere. Quando io sento parlare associazione dei consumatori e mi parlano di tribunale, che poi andiamo a finire in tribunale, venite al nostro studio, è una pratica scorrettissima. Non è questa la nostra mission. La nostra mission è stare nelle istituzioni, operare nelle istituzioni,
andare alla ricerca di questo tipo di innovazioni che esistono in Europa, esistono e come se esistono, e per l'appunto divulgarle ai cittadini consumatori utenti per educarli al consumo, ad un sano consumo, che è la mission che è quella che ci riproponiamo noi. Non è una cosa semplice, non è una cosa facile, però se si vuole essere tali, rappresentante del cittadino consumatore utente, secondo me questa è la via maestra. Certo. Piero, voi avete fatto ovviamente un bel monitoraggio delle tariffe, delle bollette, e vi siete resi conto che si può intervenire, perché noi purtroppo assistiamo sempre a rincari, poi adesso è aumentata anche l'IVA, quindi quando si va, certo, magari si cerca di risparmiare, non riusciamo mai ad abbassare queste benedette, certo, bollette, eppure i margini ci dovrebbero essere in un mercato aperto alla concorrenza, invece diciamo non che è così, in spesso fanno cordata. Fanno cordata quando stiamo per arrivare, è proprio quello che dicevi, quando stiamo per arrivare al dunque, quando c'è la possibilità o si intravede una minima possibilità di risparmio, immediatamente avvengono questi fenomeni. E questi fenomeni a noi ci puzzano di cordate, quindi ci puzzano di un tipo di concorrenza non leale e una concorrenza non corretta commercialmente nei confronti dell'utente, perché chi è forte ovviamente riesce a monopolizzare determinate cose. E se parliamo di mercati liberi, questo non può essere sicuramente il migliore sistema per poter stare su un mercato. Anche perché forse le nostre autorità garanti non incidono più di tanto, perché altrimenti vediamo solo lo scandalo delle assicurazioni. Ma parliamo delle banche, delle banche e di quant'altro, insomma, noi è solo virtuale la concorrenza, allora, di mercato. È solo virtuale, è solo a parole, non virtuale. Noi abbiamo fatto un sondaggio, siamo stati fuori all'estero, siamo stati in Baviera, nella Repubblica Federale Tedesca, in un paesino vicino a Norimberga, in una banca come le banche sparute dei paesini nostri, ormai non dico più sparute perché ormai sono diventate delle grosse banche, quelle dei paesini nostri. Quelle che sono sopravvissute, è chiaro. Abbiamo fatto un tentativo, una prova, dicevamo loro, con un interprete, vorrei acquistare una macchina, c'è un'occasione, sono venuto qui a fare il turista. Io lavoro, ho questa busta paga, ho visto una macchina bella e me la vorrei portare in Italia. Sapete cosa hanno risposto le banche? Quanto costa? Io gli dicevo la somma in euro, loro pronto, aprivano la cassa e ti davano i soldini, gli dovevi mettere la firma, la garanzia di quello che ti portava, il documento di riconoscimento, e avevi i soldi immediatamente e venivano trattenuti già con una nota che andava a firmare sulla busta paga che tu gli consegnavi. Quindi, allora, insomma, è un altro pianeta la Germania, visto che in Italia ottenere un benissimo mutuo è diventata un'impresa impossibile. Non è che dicevano ritorna domani, aprivano il cassetto e pigliavano i soldi. Quindi questo significa economia, questo significa far muovere tutto quello che è il panorama, lo scenario di un'economia, di una nazione. Io pensavo inizialmente, quando ci fu la fusione della lira con l'euro, quindi l'Unione Europea, che noi dall'Unione Europea andavamo a fagocitare queste innovazioni che da noi non c'erano, invece purtroppo amaramente è tutto. Siamo rimasti solo con i difetti. E quindi siamo rimasti anche noi come tutela del portatore di interessi collettivi, che dobbiamo ora estrapolare con un lavoro di equipe, perché Altro Consumo gestisce solo un edificio che è più grosso di un ministero, dove con tanti sacrifici, devo dire, perché non è facile, mia cara Marisa, esercitare questo tipo di tutela. Era più facile molti anni fa, da sempre voi ci ospitate, quindi quando noi eravamo una realtà locale, solo locale, e facevamo la battaglia così, proprio la battaglia di piazza.
Ora che invece andiamo a cozzare contro certi interessi economici è diventata talmente difficile e dobbiamo fare anche noi uno sforzo, noi della periferia, perché non siamo abituati a quello che dicevo, a stare uniti, quindi ad assimilare i pensieri di magari chi ne sa più di noi. Noi siamo convinti a volte che ne sappiamo più di loro, invece oppure non è così. C'è anche subentrato, Piero, anche una sorta di rassegnazione, perché ci si aspetta sempre che ci sia attenzione ai diritti del cittadino, tutti lo dicono sì, a parole, e poi nei fatti invece ci si scontra niente, con una situazione siamo solamente c'è rassegnazione e uno pensa che fare le battaglie non servano non siamo serva solamente più. Merce da essere divorata, da essere spolpata e credo che chi sta a certi livelli questi periodi siano periodi d'oro, perché non si sa quanti miliardi di euro incassano spolpandoci dalla infatti il dalla dramma società. È che la crisi colpisce quasi tutti tranne una piccola parte che continua a guadagnare. Per rimanere all'energia, io l'altra sera vedevo in un'inchiesta che l'amministratore delegato ad esempio di Enel, di Eni, guadagnano delle cifre assurde. Ma sai perché guadagnano? 6 milioni all'anno, 4 milioni, uno se l'è abbassato, ridotto di un milioncino, l'altro addirittura se l'è aumentato. Insomma, rispetto alla situazione drammatica del paese, ecco perché poi appunto non c'è sensibilità. Ma si è scoperto perché? Perché loro devono mantenere quel sistema. Vengono pagati per mantenere il sistema a danno del cittadino consumatore e utente. Quindi loro ne pagano uno e danneggiano tutti quanti noi. Questo ormai non lo dico io, tutti i media, ecco lo sai, anche l'hai poc'anzi accennato questo fatto, ormai l'abbiamo scoperto tutti, cerchiamo di essere tutti più seri, mi rivolgo ai politici, cerchiamo di forse si è aperta una nuova fase politica, da qualche giorno a questa parte, facciamoli lavorare in tutta tranquillità, ovviamente con un pensiero rivolto nei nostri confronti, ma dico queste cose perché mi permetto di aprirmi perché finalmente si è capito che, non lo devo dire io perché io non faccio sindacato, ma faccio tutela dei diritti dei cittadini consumatori utenti, però una parolina va sprecata, non vogliono aumentare pensione, stipendi fino a 3.000 euro e mi sembra giusto. Uno che guadagna più di 3.000 euro al mese, ma che cosa ci deve fare a fine mese? Dopo a 60 anni tutti hanno il diabete, tutti hanno quelle malattie. No, al di là di tutto, chi guadagna più di 3.000 euro al mese, caro Piero, ha avuto la possibilità nella sua vita lavorativa di guadagnare tantissimi soldi. Tantissimi soldi. E quindi mettere anche qualcosa da parte rispetto a un povero operaio, magari precario, benissimo, che ha guadagnato pochissimo e che non avrà neanche la pensione. Questo è il contributo che noi vogliamo portare, questo è quello che vogliamo dire. Le case, se hanno una reddita superiore a 750 euro, ma i telespettatori che ci stanno ascoltando sapete che significa? 750 euro deve essere una casa superiore quasi a 1000 metri quadrati. Quindi mi pare giusto che uno ha una casa di 1000 metri quadrati paghi 200, 300, 400 euro all'anno, insomma, poi non è la fine del mondo. Insomma. Infatti, anziché poi aumentare la benzina o aumentare l'IVA che sta penalizzando e mettendo in ginocchio ancora di più tutti quanti. Soprattutto noi. Le fasce deboli. Io devo utilizzare per forza l'auto, come me tantissime, e quindi certo. Cosa andiamo a risolvere? Vogliamo significare, noi vogliamo portare questo contributo. Questo messaggio. Questo. Torniamo alle bollette dell'energia, quindi noi aspettiamo questi risultati, poi vedremo se anche i calabresi potranno usufruire di questa diciamo iniziativa di altro consumo. C'è una telefonata, pronto? Sì, pronto. Buonasera. Pronto. Buonasera. Signora, volevo segnalare una qualche cosa che a molti utenti probabilmente sfugge. Come lei ben sa, Enel ha messo un po' dappertutto la telelettura, mentre Eni Gas non ha la telelettura. E allora che succede? Che in pratica se voi non comunicate la lettura, Enel si serve della cosiddetta telelettura, la rileva direttamente dal contatore. Eni invece addebita statisticamente. Ora, io mi sono messo un po' di punta in questa situazione,
perché notavo questo, che nonostante la telelettura, tra il giorno in cui se lei, nella bolletta c'è scritto dal giorno dopo se lei può contattare questo numero verde e comunicare la lettura. Bene, se lei comunica la lettura, quando le arriva la bolletta non riflette la lettura che lei ha comunicato, né quella che il giorno è stato rilevato, ma tra la rilevazione che fa l'ENI o l'ENEL è la stessa cosa perché lavorano di comune accordo, certo, e l'emissione effettiva della bolletta intercorrono 15 giorni. Nei 15 giorni che intercorrono per problemi organizzativi loro che non riguardano l'utente, ebbene loro in quei 15 giorni addebitano forfettariamente il loro bravi 40, 50, 60 euro in più. Io ho fatto finanche causa col giudice di pace, ho vinto contro l'Enel, è stata condannata, ma nonostante io ho comunicato la sentenza, tutti questi imperterriti continuano a scrivere, a mandare la bolletta sempre aumentata. Dico, è un abuso, perché se consideriamo quando, su quanti utenti lo fanno, sono miliardi che incassano. Certo, certo. Ecco, ecco, infatti, volevo segnalare, ecco, questo è l'altro consumo, se possono intervenire, perché il giudice ha detto che si deve pagare il consumo che quel giorno l'ente ha rilevato, non quello che presume. Pigliate per esempio l'estate, scusatemi se vi trattengo un secondo, l'estate io ho casa a mare e la casa a Cosenza. Benissimo, a Cosenza non consumo niente, a mare ovviamente sbalzo i miei 500-600 kW eccetera. Bene, la prossima bolletta la fanno statisticamente sulla precedente. Allora, sulla precedente io ho consumato 500-600 kW, adesso nonostante io ho comunicato che la casa è chiusa, il contatore è staccato, eccetera, eccetera, mi è arrivata la bolletta e hanno messo 80 euro in più. Io ho dovuto pigliare e andare nuovamente dal giudice di pace e fare nuovamente il ricorso contro me. E non è un abuso, una vessazione del consumatore. Io la ringrazio, ma veramente di cuore, perché ci ha portato questa testimonianza. È un problema che purtroppo colpisce tanti, no? E soprattutto non ci va a guardare, ci abbiamo a guardare, insomma. Ecco, la mancanza di concorrenza. Che così... E infatti, perché c'è una finta concorrenza da noi. E in ogni caso, è singolare quello che ci dice il telespettatore. Ha fatto ricorso, ha vinto la causa contro l'Enel e questi continuano imperterriti con le letture di stima. La lettura non sempre funziona, ma sono cavoli vostri se non funzionano. Infatti, non l'utente, insomma. Un attimo solo. È cattivo tempo, quel giorno la lettura non funzionava. Ma se è cattivo tempo, intervenite voi col padre Temma, mica io. Insomma, mi sembra un po' un discorso. Ecco, facciamo rispondere Piero Vitello, così può dare. Allora, questi aspetti sono per noi la quotidianità, ovviamente sono dei problemi seri per gli utenti, per i consumatori. Perché si vedono queste bollette, perché si vedono queste bollette. Un consumo reale. La cosa più grave, nonostante c'è un pronunciamento dell'autorità giudiziaria, loro rifanno queste cose. Io credo che veramente nel meccanismo della revisione di quella famosa giustizia, non tanto la penale, ma quella civile che si vuole incidere e che tutti stanno dicendo che vogliono per l'appunto metterci la mano a livello politico, queste dovrebbero essere cose che nella fattispecie dovrebbero essere poi trasmesse, questo tipo di sentenze, alle varie autorità per la garanzia, in modo tale da propinare quelle multe, perché queste società pigliano delle botte da orbi, le pagano le multe. E se ne frega. No, Marisa, le pagano le multe. Sì, con sì. Le multe ci facciamo dei progetti noi, ad esempio io ne sto preparando uno, se la regione, con questi fondi, per quanto riguarda, per saper leggere l'etichetta alimentare, che è un altro discorso molto serio. No, le pagano, però dovrebbero incidere eventualmente a livello governativo, così come è successo questo spauraccio della Telecom. Dovrebbero incidere sulla concessione governativa di queste cose, perché se arrivano tante di queste cose qua, da parte anche dell'autorità giudiziaria, se loro se ne strafregano di quello che è una sentenza di un giudice di pace che esso sia,
Perché nella giustizia civile esistono queste cose. Se lei va a fare una causa per una possessoria, cioè lì dove magari lei transitava sempre, qualcuno si sveglia alla mattina, il proprietario dice no, lei non ci deve transitare, e le mette uno sbarramento, viene condannato quello che mette lo sbarramento. Finita la causa e finita la sentenza, dopo c'è giorni che è finita la sentenza, ce ne va a mettere un altro sbarramento, non vale quella sentenza, tu devi fare un'altra causa. Questo è il discorso, è questo che dobbiamo riformare. Ma infatti, in Italia si dovrebbe pensare a penalizzazioni anche nella concessione, perché se non si tocca alla tasca il problema non si risolverà mai, perché anche se questi si possono pagare tranquillamente le multe, anche perché poi aumentano il costo della bolletta, quindi lo paghiamo comunque noi questo costo, però se uno continua a perseverare, assolutamente, così come devono essere applicate le sentenze anche penali e per tutti, anche in questo caso, a queste multinazionali vanno. Ma solo sulla telefonia, gli scempi che vediamo sulla telefonia, insomma, qua bisogna darsi una regolata. Nelle altre nazioni queste cose veramente non succedono. Certo. Ma voi avete fatto come altro consumo delle battaglie anche su questo, sul fatto della lettura presunta, il fatto che non funziona bene questa telelettura. Sì, c'è proprio, io sto cercando di trovarlo, stamattina ho intravisto, ho visto una battaglia che abbiamo proprio, la diciamo subito dopo la pubblicità, Piero. Magari, sì. Linea alla regia e poi di nuovo in studio. Rieccoci in diretta, stiamo parlando di diritti dei consumatori, di tutela dei consumatori con Piero Vitelli, che è responsabile regionale nonché componente del direttivo nazionale di altro consumo, e abbiamo nella prima parte parlato di questa importante iniziativa, campagna di sensibilizzazione e di sottoscrizione che ha portato anche ad un'asta che si è tenuta per abbassare la bolletta di luce e gas. Ecco, poi seguiremo quanto praticamente questo andrà ad incidere sui diritti e sui consumi dei consumatori, caro Piero, perché come diceva anche il nostro telespettatore, purtroppo ci sono continui abusi e quindi le associazioni dei consumatori, che insomma si muove su questo campo, deve fronteggiare veramente una sorta di assalto alla diligenza, perché è la luce, è l'acqua, è qualsiasi servizio, e gli aumenti ingiustificati del carburante, è un continuo massacro. Diciamo l'ultima, che è arrivata ora in diretta, mutuo casa, sempre più difficile ottenerlo. Chi vuole il mutuo casa a tasso fisso, stanno pubblicizzando già finalmente, io vedevo gli spot pubblicitari, dico si ripiglierà il mercato della casa fermo da anni, ecco ora arriva una notizia in diretta da Milano, dove per l'appunto molti consumatori vanno in banca per chiedere il mutuo, richiedono il mutuo a tasso fisso. Le banche, spesso senza fornire adeguate spiegazioni, gli dicono di no. Ecco, questi sono tutti soprusi che abbiamo sentito poco fa il telespettatore. Nonostante ciò, si va davanti al magistrato. Il magistrato ovviamente accoglie quelle che sono le giuste lamentele del cittadino consumatore utente. Ecco, c'è chi ancora fa in modo veramente preponderante, in modo veramente, come dire, io non so definirlo, non so, proprio vorrei adoperare un termine forte ma non lo faccio, ma forse ci siamo già intesi. Dopo tutte queste cose, questa violenza che viene esercitata nei confronti dell'utente, del consumatore, eppure i soldini, quei pochi soldini che abbiamo a disposizione per sopravvivere, non è che puzzano i nostri soldi, non vedo perché ci devono essere proprio strattonati, strappati, non metto l'altro termine che potrei, come dire, diventare un pochettino pesante, e loro offrono un servizio, chi offre un servizio mi dice qual è il prezzo, io ti do i soldini e tu mi dai il servizio.
le banche sono lì per fare, io ho fatto un esempio poc'anzi, certo, di quello simulando l'acquisto di un'automobile, ecco, si pubblicizza tramite i media nazionali l'incentivo di voler aiutare le famiglie e recarsi in banca per stipulare un mutuo e acquistare casa, e ci vuole coraggio chi lo fa in questi termini, e le banche si comportano in questo modo. Ecco. Noi, sono delle situazioni. Anche sul fatto bancario voi state battendo sul molto. Sul fatto bancario. Ma prendiamo prima la telefonata. Benissimo. Pronto? Buonasera. Buonasera. Vorrei, siccome si è parlato di queste bollette, vorrei parlare qualche minuto in più per spiegare la mia situazione. Sì. Una volta mi hanno fatto pagare l'Enel 120 euro in più, 7-8 10 anni fa. Ho scritto all'ufficio legale di Roma e me l'hanno rimborsato. Ho cambiato casa e allora ho fatto l'Eni, il gas, Eni, e mi hanno detto che era da pagare semplicemente 39 euro. Quando è arrivata la bolletta, quei 39 euro erano 65. Ah. Io sono andata a dirglielo. Ma no, ma hanno trovato scusa, entro i miei ha detto che mi pigliassi di medicina. Allora, l'Enel, la prima bolletta che mi manda, ho un consumo di 154 kW e pago 28 euro. La seconda bolletta, invece di fare da 155 a 310, hanno fatto di nuovo da 1 a 310 e me ne hanno mandato 48 e rotta. Sono andato a reclamare, ho telefonato, ho scritto all'ufficio legale. A Cosenza diceva no, esatto. Allora che succede? Quel periodo che c'è stato Monti, c'era l'ordine, la parola d'ordine di fare soldi, e quindi tutti sono diventati prepotenti. Ognuno tassava. Pure che uno reclama, deve mettere un avvocato, esce per 4 volte, ah. Non conviene. Allora come andiamo all'altro fatto? In tutto questo, siccome ero contento del gas, gliel'ho detto, in un anno e mezzo sempre mi dicevano cambia con la corrente coene, e cambia coene, mi hanno convinto, dice guarda guadagni così, guadagno, ho portato una bolletta, cioè qua ci guadagni il 10%. Quando arriva la bolletta dell'Eni, luce, che ne hanno mandato due, mentre 630 kW con l'Enel l'ho pagato 84, con l'Eni 607 kW 121 euro, ne ho, il 10% di guadagno è diventato 40 euro in più. Sono andata e gliel'ho detto, ma no, ma così è giusto, non è giusto, così, sentite. Io mo cercavo di cambiare, ho telefonato a quelli che rispondono ai numeri fissi, ai numeri verdi. Gratuiti, sì, i numeri sì. Verdi, e mi ha detto uno di Leni, dice senta qua, vacancia subito, perché noi la corrente la pigliamo dall'Enel. E quando arriva la bolletta, mentre l'Enel il servizio rete ve lo fa per dire 40, noi lo facciamo 60, siete voi che pagate tutte queste cose. Infatti. Sono andata a dirglielo a quelle persone, si sono voltate male. E io ci ho detto che devo premiare un signore, voi volete sapere che premio gli dà il signore. Mannaggia, è significativo. Sì, si chiama primo degli anni 80, 90 in paradiso. Uno fa tanto per andare in paradiso, però ci va un po' prima. Lei ha ragione. Purtroppo mi sono sfogata, adesso sì, andrò sì. A cambiare. Un attimo, signor. Buonasera, scusate. Buonasera, mia cara Marisa, qua stasera mi sembra queste testimonianze un confessionile monacale. Mio caro signore, guardi, quello dell'Enel gli ha detto una grande verità. Io credo lei sarà sicuramente un ventenne, trentenne. Non gliel'hanno detto che chi lascia la strada vecchia per la nuova sa quello che lascia ma non sa quello che trova. Le linee sono tutte dell'Enel. Quei signori pigliano l'energia elettrica dall'Enel e gliela devono pagare e poi loro ci devono guadagnare. I famosi soldi, oggi come oggi, chi ce l'ha? Sotto il mattone, i miei consigli, i consigli di Piero Vitello e altro consumo Calabria. L'energia elettrica,
i telefoni, non bisogna mai cambiare. Tutto quello che dicono è tutta una pubblicità che ha un significato molto relativo. Poi noi dobbiamo adoperare un pochettino, ecco perché il nostro impegno ad educare tutti quanti voi, ecco perché tramite la nostra rivista noi facciamo quei famosi testi comparativi dove noi non facciamo pubblicità, noi diciamo qual è la migliore lavatrice, per quale motivo facciamo questa iniziativa abbassa la bolletta e altra roba simile. Non regala niente a nessuno. Quindi questo è il principio che vi dovete mettere in testa. Dopodiché dobbiamo ragionare con la nostra mente e non illuderci nel vedere le pubblicità dove ci propinano tutti questi grossi risparmi, perché nessuno fa risparmiare niente fino a quando non vediamo sui nostri mercati, e mi riferisco anche alla luce e al gas, così come sono già nel nord e nel centro Italia, che esistono diverse linee elettriche. Si vede pure dalla colorazione quando si cammina sull'autostrada, ed esistono diverse società che erogano questo tipo di servizi. Ecco, però, caro Piero, indigna molto il fatto che vengono consentite queste pubblicità che non sono poi reali, pubblicità ingannevoli, È una pubblicità ingannevole, però è un'ingannevolezza molto relativa. Perché loro dicono, in Calabria non l'abbiamo, ci vanno davanti al giudice, ma l'abbiamo al nord. Però noi siamo cittadini di questo paese. Non specificano, sono molto vaghi, molto soft. Facciamo parte dell'Italia, paghiamo come gli altri cittadini, abbiamo servizi. Vanno davanti a un magistrato e vengono assolti, perché loro dicono, ma noi là l'abbiamo, e se non c'è in Calabria cosa volete da loro? Infatti, pronto? Pronto, buonasera. Sono Natale D'Arente. Io volevo segnalare a queste varie associazioni di consumatori, no, una questione che mi sembra proprio palese, che basta guardare il conto delle bollette Eni, per esempio, io ho il gas qui, no? E praticamente dice totale vendita, totale rete, poi fa un subtotale, poi calcola delle tasse, imposte, poi mette gli oneri di spedizione. E poi tutto quanto questo lo chiama imponibile, poi sull'imponibile calcola l'IVA. Secondo me questo è incostituzionale, ma proprio in maniera proprio palese, perché non è che noi paghiamo l'IVA sul prodotto, l'IVA è imposta sul valore aggiunto, non possiamo pagarla sulle tasse. E io mi meraviglio che tutte queste associazioni di consumatori, dato che questo riguarda tutta Italia, saranno 10 euro a bolletta ogni bimestre. È possibile che non si siano accorti mai di niente e praticamente non abbiano segnalato o fatto una questione, perché questo mi sa d'abuso d'ufficio proprio, perché non è che possono calcolare l'IVA sulle imposte. È stata fatta la questione. E che l'avete vista? Andate sul nostro sito che trovate le risposte a queste cose. Al nord alcune società hanno già aderito, mi sembra Alessandria, le zone lì del basso Piemonte hanno aderito a questo tipo di cose, dopodiché tra le pieghe di una delle tante leggine di questi governicchi che si alternano e ci distraggono in tutte le cose, hanno rifilato una postilla dove nessun giudice per il momento può fare più di tanto. Ma credo che vada investita la Corte Costituzionale. Ma la Corte è stata, ci stiamo già muovendo su questi fronti, ma queste sono questioni che i signori politici, che noi andiamo a dare la delega, ora ci sono i gruppi nuovi che sono usciti, no? Fanno protesti a parole, però ecco, non mettono mano a queste cose qua. Sì, ma comunque io sono una persona, no? Noi associazione di consumatori, tenete conto che siamo volontariato, mi ritengo che le leggi vadano rispettate. L'IVA è un'imposta sul valore aggiunto, siamo è incostituzionale pagarla sulle tasse, quindi la Corte Costituzionale, come dà ragione al Presidente della Repubblica quando solleva un problema di intercettazione, e ha ragione il Presidente della Repubblica, deve intervenire anche su queste cose. Infatti, ha perfettamente ragione. Infatti. Il problema è che in Italia noi abbiamo un doppio binario, sia a livello di giustizia che di regole e di quant'altro, perché altrimenti non si spiegano queste vessazioni. Qualcuno insomma deve agire, perché sennò non ne usciamo mai. Allora in questo caso noi abbiamo, mi state dicendo, che abbiamo dei poteri feudali e noi siamo dei sudditi, questo è il problema.
Purtroppo sì. Ma non parlo allora neanche andare... dobbiamo ribellarci, quindi invito tutti alla ribellione. Sì. Purtroppo ecco, sì. Perché comunque anche la possibilità di fare class action, di fare azioni anche collettive, vengono molto così bloccate, frenate, allora, le potenziali. A un attimo solo, ecco, sì. Hai nominato una cosa, class action. Sa se perché facciamo una class in questo action, caso bisognerebbe farla, no? Sì, tutti e i cittadini ci scivola in piedi vittime. Che perdiamo la class action, ci fanno, ci pignorano non solo quelli che sono i beni della nostra localizzazione, anche forse a casa nostra. È una, è un'arma a doppio taglio di una violenza unica. No, questo io l'ho detto io, l'ha detto la dottoressa. Quindi, ecco, la voglio sì, no, ma io dico gli strumenti che un cittadino potrebbe avere, no? Però sono, spuntate, non servono a niente, è quello ma che non ho detto, investite la Corte Costituzionale perché non potrà darvi torto. Se come se più sindacati propongono lo stesso problema, certo, alla fine dovrà darvi ragione. Ma speriamo. Perché secondo me si vabbè, sfocia nel ne parliamo. Mandano in pensione le donne e mandano in pensione il personale della pubblica allora, amministrazione. Scusate, questo è un abuso. E cambiare i contratti, si appropriano, mi scusi, si appropriano indebitamente dell'IVA sulle imposte, praticamente è un reato penale che si chiama abuso d'ufficio. Quindi io penso che voi, se tutti i sindacati vi unite, la spuntate secondo me, c'è poco signore, da fare. Sa quanti magistrati ci stanno ascoltando? E potrebbero già procedere d'ufficio. Esatto, potrebbero procedere d'ufficio. E io mi auguro che ascoltandoci, siccome per la prima volta però che io sollevo pubblicamente il problema. No, no, è una cosa vecchia. No, il signore. Ah, il signore, sì, sì, sì. Ma io lo sto so, per io noi sto è una questione che la stiamo trattando oggi, da anni. Non è che... ecco, va però, bene. È comunque bene vi ringrazio, dai, forse prego. Mi sono dilungato troppo. Prego. No, tante grazie cose. A lei. Oh, grazie. Buonasera. Grazie perché quando buonasera i cittadini segnalano le cose importanti, soprattutto quando fanno sentire la propria voce, è vero, forse nessuno ci ascolterà, nessuno si prenderà la briga di, anche a livello di forze dell'ordine, di magistratura, di intervenire, però intanto tanti altri cittadini in questo momento si sono resi conto che pagano l'IVA sulle tasse e questo è incostituzionale. Quindi vediamo che cosa allora, può succedere, la presa un minutino di ecco, coscienza. Un minutino di, come dire, di pausa, venendo fuori da queste serie di problemi che stiamo accennando. Molti anni fa, in una tua intervista, mi ricordo eravamo in autunno pure di questi periodi, parlammo di prodotti tipici. Io ricordo che poi venni a sapere che dalla nostra trasmissione un magistrato cosentino era pervenuta presso il suo ufficio una denuncia per quanto riguardava la vendita di un prosciutto di montagna tipico, quindi forse che l'aveva acquistato si era accorto che era un comunissimo prosciutto e dopo aver ascoltato la nostra trasmissione noi avevamo un'altra rivista che si chiamava Comitato di Difesa Consumatori. Da quella rivista dove c'erano le caratteristiche della tipicità del prodotto, proprio nella fattispecie del prosciutto essere, di montagna, ecco, condannò questo signore. Ecco. Quindi ecco perché parliamone, ecco, fa bene. Ma infatti fa bene parlarne, fa bene sapere e prendere coscienza e sentirsi non da soli in queste battaglie. Pronto? Pronto? Sì, salve. Niente, volevo sapere solo i total servizi di rete che loro dicono sulle bollette, che cosa si riferiscono? Ecco, i servizi di rete, quando noi sentiamo, leggiamo sulla bolletta, perché ci sono tutte queste voci che sarebbe il servizio di rete, sapete che cosa significa? Il canone che pagano le varie società per l'utilizzo della linea elettrica dove passa la grossa tensione che poi viene ad essere smaltita e viene ad essere convogliata presso le utenze familiari, quello è il servizio di rete. Ecco, loro si pagano quel servizio là, tutto qua. Ma il servizio però, uno ha 30 euro di consumo e 60 di servizio di rete, mi sembra pochissimo. Infatti, sono dei paradossi questi. Sono dei paradossi grossi proprio, pure sui telefoni, no? Pure la stessa Telecom. Se voi andate a vedere, se non fate nemmeno uno scatto dal telefono fisso di casa, vedrete che ogni bolletta arriveranno 40. Minimo 40-50 euro ogni due mesi, di cui 30 euro sono noleggio e pagamento di queste cose e l'altra IVA. Sì, quindi anche ha ragione il signore, perché
Poi i cittadini cercano di risparmiare su tutto, proprio per contenere le bollette, però poi risparmiano sui consumi, però poi devono pagare comunque tutte queste voci. Praticamente se uno chiama i loro call center, non sanno dare neanche una risposta, perché o sono impreparati o non capiscono di cosa stiamo parlando. Ecco, quei poveri operatori di call center devono solo vendere il prodotto. E quella è un'altra dolente nota che purtroppo... E infatti... Io ho una bolletta di 30 euro, vi ripeto, 60 di... Mi sembra proprio esagerato, io non mi interessa. Certo, no, anche perché poi... IVA su IVA, ne abbiamo parlato poc'anzi, questi noleggi, tutte queste cose qua, praticamente il mercato è imbalsamato in un modo tale che o fai questo oppure stai senza corrente, ti dico. Insomma, in sintesi questa è la storiella. Se non c'è qualcuno che veramente si piglia a cuore questi problemi che noi andiamo giornalmente, portiamo avanti, e lo devono fare con provvedimenti legislativi, perché ci vorrebbero delle autorità garanti, ci vogliono delle, che siano tali, con poteri molto incisivi, ecco, io vengo ad essere invitato nel corso del mese prossimo a Agcom Reggio Calabria. Io non partecipo a queste cose, non partecipo perché la mia presenza per loro è un onore, è un vantaggio in più, cioè c'è Piero Vitelli di Altro Consumo. Io non vado perché se io da loro non porto un risultato per i consumatori, cittadini, consumatori, utenti, prima per me e poi per tutti quanti coloro i quali io rappresento, ma è inutile che presenzio a queste incontri, certo, a queste riunioni. Insomma. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera a voi, complimenti per la trasmissione. Grazie signora. Che l'Europa è grande. Parlando del gas, sì. A Cosenza questo mese di agosto hanno fatto un blitz. Io quest'inverno scorso avevo pagato 173 euro, invece adesso, siccome non gli ho dato la lettura, me l'hanno mandato 163. Vado lì all'Italgas e mi dicono, ma lei non ha mandato la lettura, ma scusa, tutti questi tassi che si pagano allora che servono? Non servono a niente. Me l'hanno dilatato in due volte, però è un abuso perché i numeri sono lo stesso. Una persona sola può consumare quanto ha pagato l'inverno? Non credo. D'estate assolutamente no. Assolutamente, però hanno messo i stessi numeri che io devo pagare due volte. Ho fatto un VAX due volte per avere la bolletta ogni due mesi, mi è stata negata. Non è possibile, nemmeno una risposta. Ecco, e quindi vi ringrazio per la trasmissione. Complimenti. Grazie signora. Grazie signora. Ecco, perché la signora ci dispiace queste cose qua. Infatti propone il tema del signore di prima, è stato un mese fuori casa e ha trovato gli stessi consumi di quando è in casa e usa tutti gli elettrodomestici e tutto il resto. Insomma, queste stime presunte forfettarie sono veramente un grosso abuso, anche perché poi caro Piero, se uno manda la lettura, loro non ne tengono conto, comunque ti gravano lo stesso delle loro stime. Allora, dov'è la libertà del cittadino e il rispetto del cittadino? Tra l'altro i cittadini che pagano. Ecco. Allora, noi speriamo di poter avere, come dire, decenni da parte della Regione Calabria, dove chi vi parla, noi siamo rimasti l'ultima regione, anzi la penultima regione, siamo due in tutta Italia che non abbiamo una legge istitutiva che disciplini quello che è il movimento dei consumatori come soggetti portatori di interesse collettivo. Abbiamo fatto fare, che ho fatto fare chi vi parla, un regolamento, intanto si parla di consumatori. In questo regolamento ho inserito quattro unità, quattro figure, quattro funzionari della Regione Calabria, ma non gratuitamente, per chi ci ascolta lo deve bene che lo sappia. Oltre il proprio stipendio percepiscono 1.000 euro al mese in più per far sì che dovevano preparare la legge, dovevano cooptare finanziamenti, progetti dalla comunità europea per poterli devolverli poi tramite noi a voi cittadini. Che cosa voglio significare? Io che faccio consumierismo da 30 anni,
purtroppo mi sono stancato a dire ai miei collaboratori, avvocati, commercialisti e altra roba simile, dammi una mano, poi vedremo come meglio almeno rimborsarti certo. le spese dell'automobile. Questo non avviene in Calabria e ovviamente non riusciamo a fare uno sportello dove poter raccogliere tutte le lamentele, anche queste della signora, in ma modo infatti, tale da poi, poter fare poi un dossier e presentarlo di volta in volta. Ma anche per perseguire questi... Noi non abbiamo uno sportello fisso dove poter tenere una, potergli regalare 10 euro al giorno certo. per aprirmi, chiudere e pigliarmi questo tipo di informativa. No, anche perché, caro Piero, queste denunce, visto che in Calabria siamo maltrattati da tutti, queste denunce sono importanti perché poi un cittadino non può andare dall'avvocato... No, ma se te dico la cosa più grave. Abbiamo una telefonata, sì. prima la telefonata. Pronto? Pronto? È caduta la linea. Allora continuiamo. Nel momento in cui si copita qualche spicciolo di finanziamento per noi associazione dei consumatori in Calabria, che siamo 16 riconosciute, la regione ci impone pure i progetti, cosa dobbiamo fare? Quindi se io dicessi loro voglio fare uno sportello per in un anno, quando è dura il progetto, vedere, raccogliere questo tipo di lamentele per poi intervenire, cioè fare una cosa veramente concreta, no, devo fare, vabbè, sempre comodo, un libretto educazione alla salute, come ho fatto la volta scorsa, insomma, cioè, sono cose che sono comode, ma non sono di primaria importanza. Assolutamente, la gente, soprattutto in questa fase, benissimo. Piero, che non ci sono soldi, tanti calabresi sono senza un lavoro, consiglio, un modo lavoro. Per stare vicino, hanno bisogno di risposte concrete. Ma non ce ne rendiamo conto di questo. Purtroppo... Noi vogliamo dare questo tipo di risposte concrete e forse mi stavi accennando poco fa a quella che era l'iniziativa ultima. Probabilmente, certo. finalmente, il nostro è uno dei nostri soci fondatori, l'avvocato Pasquale Latino, dove ci collabora qui a Cosenza nella sede di Locri, specializzandosi in anatocismo, molto probabilmente, dico molto probabilmente, pigliatela così, dopo ci sentiremo, vi daremo l'informativa precisa, apriremo un'ora alla settimana sulle problematiche delle banche. E infatti, perché lì... Perché, ma lei il problema è fare l'anatocismo significa avere uno specialista a disposizione, gli specialisti non deve essere uno, deve essere un avvocato, per andare in tribunale, e deve essere un commercialista dove deve elaborare certo. dei dati bancari per vedere la cosa, l'andamento, come va dell'anatocismo. Ecco, seguiremo anche questo. Seguiremo, se ecco, questo qua lo voglio anticipare, lo voglio anticipare come un momento di speranza. A nostra disposizione, Altro Consumo si muove su tanti fronti, anche in una battuta su quello alimentare dei risparmi, certo. avete fatto un'indagine molto approfondita e capillare in tutta Italia. È in Calabria emerso che diciamo la catena che dà più opportunità ai consumatori. Noi abbiamo, ecco, in Calabria, devo dire, l'ho detto già da anni, lo continuo a ripetere. Noi in Calabria dal punto di vista, ecco, il nostro progetto veloce, è stato quello, la mappa della concorrenza, della convenienza. Ecco. E abbiamo stimato che anche in Calabria si può risparmiare fino a 1.400 euro all'anno. Noi abbiamo una catena di supermercati che veramente stanno vicino al consumatore, noi, soprattutto qua nella Cosenza e provincia, ne ha tantissimi dislocati, non solo nella nostra città, nei centri commerciali e altra roba simile, ma con questo in questo momento, diciamo, di pochezza economica, di ristrettezza economica, ci consente di poter acquistare il chilo di pasta per soddisfare le esigenze alimentari, i pelati, l'olio, olio di oliva extravergine, ci consente di acquistare le carni a prezzi competitivi, insomma ci consente di farci sopravvivere. Ecco, lo vogliamo dire chi è questo gruppo, visto che è una cosa buona. Il gruppo sono i gruppi che noi abbiamo, i gruppi nostri Inter, della Respar, che sono Respar, tutti quanti, c'è pieno, in Calabria c'è pieno, ecco, di questa roba qua, no, basta entrare. Siccome il dato è di Altro Consumo, no, no, è ma basta entrare lì dentro e si vede Può vedere. E grazie anche a queste cose qua, che tanti altri si sono pure, hanno
dovuto per forza di cose adeguarsi a quello che era il prezzo, perché, a favore dei cittadini. Perché io un tempo, io da questo studio proprio, ho sempre detto che quale mangiatore di frutti di mare io ero, non potevo acquistare le vongole perché al prezzo della lira io dovevo acquistare a suo tempo, presso i pescivendoli nostri della città di Cosenza, le vongole a 20.000 lire al chilo. Finalmente sono arrivati i gruppi dove io sono stato anche in commissione, ho voluto che venissero per fare certo. La concorrenza quindi sul nostro territorio e quindi permettere, io non sapevo anche come si chiamavano, ma sapevo che il grosso gruppo portava una certa economia e di fatto così è stato. Io le vongole, se non le voglio mangiare tutti i venerdì, ma a 7 euro a chilo li posso acquistare tranquillamente. Insomma, E in ogni caso abbiamo visto con l'esperienza che possono convivere sia i piccoli negozi sia anche i piccoli negozi, e devo dire grazie ai grossi negozi, perché il piccolo negozio si è specializzato a punto tale che mi fa trovare proprio la specialità, la vera specialità calabrese, e dove hanno delle richieste che non riescono a soddisfare la clientela. Perfetto. Allora abbiamo proprio sforato, grazie a Pietro grazie Vitelli, a voi. Responsabile regionale di Altro Consumo, grazie a voi per essere stati con noi, arrivederci.